qualche giornalista venduto, sono pochi, generale. Con sto freddo cane vorrei vedere qualche altro partito. Quante persone avrebbe radunato in questa piazza? Qualcuno si è inventata una malattia che esiste nel cervello di questi malati. Bisognerebbe andare a fare un esame a questi signori dei loro cervelli bacati. La malattia del virus è tale che deve indurre il paese a chiudere, è un'influenza, soprattutto i vecchi hanno fatto morire perché non li hanno saputo curare e siccome avevano paura che scoprivavamo gli imbrogli li hanno bruciati. Bastardi, avete bruciato le persone e ci avete costretto a vivere nel terrore. Accendete la televisione ogni 5 minuti, è il virus, è la morte e stai attento e non respirare e stai attento a tua moglie. È arrivata una idiota di Sessuola che ha detto: attenzione, quando fate l'amore dovete stare a un metro di distanza. Io voglio vedere chi è quell'uomo che ha un uccello lungo di un metro che può fare l'amore a un metro di distanza. Ma in che contesto di idioti viviamo? Un contesto di idioti, di farabutti, di mascalzoni, di manigoldi, di gente che deve andare a finire in galera perché il loro posto è la galera, loro debbano andare in galera e ci andranno, credetemi, ci andranno. Ci avete tenuto chiusi per un anno, ci avete bloccati in casa, non ci avete fatto uscire e abbiamo avuto più morti percentualmente che in tutto il resto del mondo. Ma allora a che cazzo è servito questo lockdown se sono morte 90.000 persone? Fra poco ci sarà il virus Conte. Virus Conte, uno apre la porta, ma non camisena ancora qui in mezzo ai piedi. C'è una bella vignetta dove si vede il capo dello Stato che passa e c'è Conte vestito da corazziere. E il capo dello Stato che gli dice: ti ho riconosciuto, qui non ci puoi stare, esci fuori. Scaspare Pisciotta, prima di essere avvelenato, disse: Bernardo Mattarella, che è il padre dell'attuale Presidente della Repubblica, è venuto da me e da Giuliano, che ci ha incontrato 4 volte, per organizzare la strage di Portella della Ginestra. Voglio sapere la verità. È vero questo? È vero o è falso? Noi vogliamo sapere le verità più scottanti su quello che è accaduto a questa Repubblica. Lo dobbiamo sapere. Perché nessuno ci deve tappare la bocca, deve trionfare la verità. E mi ricordo quando mi chiamò Scalfaro e mi disse il Presidente della Repubblica: caro Pappalardo, ti invito a inghiottire il rospa, perché io dovevo fare una cosa che a lui piaceva. Lo sapete cosa mi aveva proposto? Di abbandonare il fatto che avevo la possibilità di gestire la Guardia di Finanza, perché stavano facendo le trattative fra Stato e mafia e Pappalardo avrebbe scoperto tutto. E la libertà e la dignità delle persone vanno salvate ad ogni costo. Lotta sempre con tutta le tue energie. E oggi sono qui io a rinnovare il mio giuramento che ho fatto a mio padre e alla Repubblica. Viva l'Italia! Viva l'Italia! Viva le libertà! Viva la libertà! Viva la libertà! Viva la libertà!